Cari bambini e ragazzi tutti, questa sera voglio intrattenervi su un mirabile racconto occorso a San Francesco quando viveva nella città di Gubbio. E voi subito capite, è la storia del lupo di Gubbio. In quei giorni si aggirava un ferocissimo lupo di grandi dimensioni, un lupo che seminava il terrore tra la popolazione, già aveva decimato parecchi animali, animali di cui la popolazione aveva bisogno ed era arrivato anche a massacrare uomini. Quindi gli stessi cittadini di Gubbio erano costretti quando dovevano uscire fuori città a partire armati come si va alla guerra e, e nonostante le armi di cui disponevano quando uno si trovava da solo a fronteggiare questo lupo eh, rischiava molto rischiava la vita perché questo lupo era veramente ferocissimo san francesco mosso da compassione per tutta eh, quella popolazione volle lui eh, in prima persona offrirsi come pacere tra la popolazione e il lupo tutti lo sconsigliavano ma Francesco con un bel segno di croce eh, partì eh, all'incontro dove il lupo si supponeva che si trovasse e aveva fatto già un po' di strada e la gente di lontano lo seguiva per vedere cosa sarebbe accaduto. E Francesco si avvicinava progressivamente a questo lupo e lo scorse di lontano e il lupo veniva contro di lui con le fauci aperte e veniva anche in atteggiamento minaccioso. Ma quando San Francesco fece su di lui un bel segno di croce, e il lupo chiuse bo quella bocca spalancata e si arrestò e mansueto si avvicinò, avvicinò ai piedi di san francesco e san francesco eh, gli fece il suo bel predicozzo in mezzo al bosco ritrovò il feroce ispido lupo e con amica voce gli disse, o oh lupo, amico lupo, perché mi guardi così ombroso e cupo, perché mi mostri quegli aguzzi denti? Vieni un po' qua, siedimi a costo, senti, io so che tu fai molto male in dubbio e tieni ognuno della vita in dubbio, a queste parole il lupo cominciò a chinare il capo, a calare le orecchie. A dimenare la coda e con atti di corpo dava segni chiari della sua sottomissione a Frate Francesco perché Frate Francesco, in questo racconto, eh, per più di dieci volte si rivolge a questo lupo chiamandolo fratello, frate lupo. Ecco allora il lupo ammanzito dalla presenza di Francesco, Francesco voleva fare da eh, intercessore, quindi il lupo riconosce tutti i suoi errori, Francesco sa che il lupo faceva questo perché era di continuo affamato, quindi per fame eh, non risparmiava nessuno, né animali né uomini. E... Francesco propone a questo lupo un patto, un patto perché si realizzi la pace tra l'uno e l'altro contendente. E il lupo dimostra di gradire di accettare questa proposta di Francesco. E Francesco vuole che il lupo dia garanzia della sua sincerità. Solitamente si dice che il lupo perde il pelo e il vizio mai. Ecco, eppure, alla presenza di Francesco, questo lupo eh, dimostra piuttosto di essere un agnello. E Francesco eh, vuole stabilire con lui un patto di pace. E allora, mentre Francesco allunga la mano, stende la mano, ecco che il lupo alza la zampa destra, la pone nella mano di Francesco e stringono così questo patto tra loro due. Ma questo non poteva bastare. Eh, allora Francesco dice adesso quello che hai promesso a me dobbia, dovrai prometterlo a tutta la popolazione e allora andiamo in città e là nella pubblica piazza rinnoveremo questo patto di fratellanza e di amicizia. E quindi là giunti nella piazza, eh, alla presenza di tutta quella popolazione, Francesco ripete le parole eh, al fratello Lupo. E fratello Lupo dimostra ancora di fronte a tutta la gente di avere eh, ottime disposizioni e quindi si rinnova quel patto di pace. Francesco porge la mano a fratello Lupo e fratello Lupo porge il suo piede, si stringono mano e piede e si sigilla così il patto di pace e di fratellanza. Naturalmente su quest a, a queste condizioni che tutta la popolazione dovrà d'ora innanzi nutrire questo fratello lupo perché non abbia più motivo di dover in, eh, incrudelire nei confronti della, degli animali e della, e della gente. E quindi eh, la gente accoglie eh, il suggerimento eh, di Francesco, si impegna a nutrire questo lupo. E così il lupo si impegna a non molestare più né uomini né animali. E di fatto questo lupo entrò a far parte di quella cittadina di Gubbio e visse ancora per alcuni anni e girava in maniera domestica e familiare tra la gente, passava da una porta all'altra, nessuno lo cacciava, nessuno si vendicava su di lui e neppure i cani gli abbagliavano contro. Questo lupo era diventato eh, veramente un fratello di cui tutti avevano grande stima e ne ringraziavano il Signore e Santo Francesco. Bene, questo lupo poi quando venne a morire tutti i cittadini se ne, se ne dolsero, quindi eh, piansero questo lupo che era diventato così mansueto. Eh, al punto da non avere creduto possibile e quindi ne lodavano Dio e ne ringraziavano San Francesco per questo gesto che è tipico non soltanto di Francesco ma di tutta la famiglia francescana e cioè lavorare come pacieri, essere cioè eh, seminatori di pace, là dove c'è l'odio fa che io porti l'amore dove ci sono le tenebre, chio porti la luce; dove c'è eh, disperazione, chio porti la speranza. Signore, fa di me uno strumento di pace. Ecco allora un enorme apostolato, ma la pace non è soltanto eh, così parole eh, o strette di mano, la pace è anche dare il necessario perché eh, frate lupo o, o chi per lui possa vivere e quindi la popolazione non mancava mai di nutrire eh, fratello lupo delle cose a lui necessarie. E poi il perdono, il valore del perdono. Certamente quella popolazione perdonò frate lupo le sue trasgressioni e frate lupo perdonò alla popolazione, eh, risparmiò eh, di incrudelire o di infierire contro di loro. L'insegnamento dunque, cari ragazzi e bambini, è quello di saper perdonare generosamente, è quello dopo aver litigato di ristabilire la pace, è quello eh, di poter vivere in maniera fraterna. Vi dicevo che Francesco eh, lo chiama eh, il lupo come un fratello. Per Francesco tutti erano fratelli e sorelle: fratello il sole, sorella la luna, fratello il fuoco, eh, sorella l'acqua. Ecco tutti gli elementi della natura come segno dell'amorevolezza di Dio, come eh, un gesto di, di grande condiscendenza da parte di Dio nei confronti dell'uomo, perché l'uomo è creatura di Dio ed è figlio di Dio. Quindi il rapporto tra l'uomo e Dio deve essere dei migliori e quindi abbiamo un enorme campo di lavoro che è quello di riconciliare gli uni e gli altri, di fare la pace e Francesco questo lo ha realizzato e i francescani nel corso dei secoli continuano questo apostolato anche attraverso l'esercizio della riconciliazione, cioè quel sacramento che voi bambini... Eh, preparandovi alla comunione, eh, dovete imparare a frequentare perché è un modo per riconciliarsi con Dio e con i fratelli. All'aude di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.